guardate che bella maglietta che ho. Faccio ammirare le scritte, praticamente chocolate, french fry, hot dog, ice cream, pizza, milkshake e hamburger. Yes! Praticamente questa maglietta mi è stata regalata da alcune mie amiche dell'università l'anno scorso per il mio compleanno, ed è una maglietta che mi rappresenta perché io praticamente sono una persona che riesce a mangiare tutto insieme, quindi riesco a mischiare dolce, salato, quindi sì, un po' di tutto. E praticamente ora mi vedete vestita così, in realtà sono in tenuta sportiva, perché proprio questa mattina, che per me è martedì, per voi presumo sia mercoledì, ho girato il mio primo video di sportivo, di Zumba, che non vedo l'ora di farvi vedere. È un progetto che spero vada bene. Poi, per chi ha seguito la mia live che ho fatto domenica, vi ho detto che sto aspettando di arredare la mia camera, perché questi sfondi bianchi che voi vedete è quella famosa casa in cui praticamente mi ero stabilita per girare video, che è una casa vuota, ecco perché sentite spesso l'eco quando parlo, eccetera eccetera. Però finalmente adesso arrederò la mia stanza, quella dove praticamente vedevate l'armadio verde, quello di tanti video fa. Ecco, non lo vedrete più perché ci sarà uno sfondo nuovo. Probabilmente comprerò un armadio bianco, in modo che comunque continuerete a vedere questo sfondo, cioè bianco. E poi magari ci metterò, che so, qualcosa, qualche cartellone che mi avete fatto del primo raduno. Comunque questo video lo faccio perché praticamente lo stanno facendo un po' tutti gli youtuber più piccoli, perché chiaramente quelli youtuber famosi, come, che ne so, per citarne una, Greta Mecchi, quelli grossi diciamo, non hanno bisogno, però i canali piccoli invece come il mio hanno bisogno di fare questo avviso, diciamo. Allora, YouTube sta combinando un casino. Ora non capisco se è qualcosa che riguarda YouTube come social o se lo stanno facendo apposta, perché comunque capisco che ormai su YouTube ci siano troppi video, ma proprio milioni di miliardi di video, dal più stupido al più utile, al tutorial, a come far partire una macchina senza benzina. Cioè, per dirvi che ci sono tanti video, quindi capisco che magari YouTube stia facendo una specie di cernita. Praticamente, innanzitutto, moltissime di voi e moltissimi di voi mi stanno scrivendo che non arrivano le notifiche dei video. Addirittura mie amiche mi sono venute a dire: Gio, vedi che non mi arrivano notifiche, cioè nel senso, se io non vado di proposito sul tuo canale a vedere se hai pubblicato video, non mi escono, come è possibile? Ecco, è possibile perché non capisco come mai YouTube appunto non stia più mandando le notifiche di video. Addirittura, anche se avete attivato la campanellina, che dovrebbe essere esattamente qui, qui c'è la campanellina vicino alla scritta iscriviti, quindi chi non l'ha attivata magari l'attivi, sempre se siete interessati a capire e a sapere quello che io pubblico, altrimenti non so come, non lo so veramente. Tra l'altro, per questo motivo le visualizzazioni del canale sono nettamente diminuite, ma il punto non sono le visualizzazioni nel senso, oh mio Dio, adesso guadagno di meno, eccetera, eccetera. Il punto è proprio questo, vedere che comunque il mio canale sta crescendo come numero di iscritti, ma sta diminuendo di visualizzazioni, questo perché non arrivano purtroppo le notifiche a tutti. Perciò non lo so ragazzi, allora penso che adesso la cosa importante è ovviamente iscriversi al canale, ma più che altro mettere i like. Adesso ho capito perché le persone chiedono i like, quindi d'ora in poi li chiederò anche io, perché cioè ragazzi sono importanti per far salire il video e comunque la portata del canale in alto, e quindi il mio canale diciamo risulterà tra quelli più cliccati e quindi i miei video verranno consigliati, eccetera eccetera. Perciò per favore lasciate tanti like in qualunque video, non sto dicendo in questo, in qualunque video voi vediate mio, se vi piace lasciate un like, perché è importante per l'iterazione del canale. Detto questo, sempre a chiacchiere, già che stiamo parlando, questo video può per parlare, vi dico che sto già lavorando ad un'altra cover. Non vi dico niente, comunque questa volta sarà una cover che per quanto mi riguarda mette in luce le mie qualità, cioè diciamo la mia voce, perché finora le cover che ho fatto
Sì, molto carine, ma erano più fatte per chi piaceva la canzone e poco per chi risaltassero la mia voce. Questo comunque me l'avete scritto in tanti. Invece questa volta penso che la canzone che andrò a registrare sia molto adatta a me. Non vi dico ovviamente di cosa si tratta, sarà un po' a sorpresa, e sappiate che comunque questa cosa delle cover sarà costante, nel senso che almeno una al mese con video annesso ci sarà, quindi spero che è una cosa che mi possa far piacere, io non vedo l'ora perché mi piace tantissimo comunque cantare. Poi, altra cosa di cui voglio parlare in questo video fatto così super veloce è che, ragazzi, a me dispiace tantissimo, anzi tanterrimo, come mi piace dire, quando io faccio dei video collaborazioni, quindi perché so Fitti, tutte le varie cose che mi hanno proposto in quest'anno di YouTube, e sotto scrivete magari che sono marchettara, che dico le cose che buone solo perché mi pagano. Allora, ragazzi, prima di tutto, io non ho mai visto nemmeno un euro da nessuna azienda, nessuno, cioè io il massimo che ho avuto è stato il capo gratis, ma non mi hanno mai pagata, perché ancora comunque non sono ad un livello tale per cui io possa essere pagata, cioè se avessi più di 200.000 iscritti, 100.000 iscritti, sì, è chiaro, perché una persona comunque ti paga perché vuole essere pubblicizzata in un canale che è grande, ma il mio, cioè, non mi pagano assolutamente per fare i video che faccio. Però, dato che sono contenta di fare queste collaborazioni, sia perché sono curiosa io di provare le cose, che ho sempre visto sponsorizzare nei canali di altre, come questo benedetto tè della Fit Tea. Ragazzi, io ho voluto provarlo, ero curiosa comunque, proprio perché io sono sincera e non vi prendo in giro. Adesso, dato che tutti ne hanno parlato di questo tè, nel mio canale scoprirete se è vero quello che è stato detto o se è stato detto solo perché le persone venivano pagate, perché io sono sincera con voi. Quindi continuate a seguirmi anche su Instagram, perché io pubblico comunque spesso cose che riguardano il mio percorso detox, se così vogliamo chiamarlo, e niente, insomma, ma stessa cosa vi dico dei vestiti, delle cose che mi mandano così in generale, come la marca Crochet, i prodotti che ho provato e sto provando. Quindi io sono molto sincera. Comunque c'è un video di Miss Gerberina Silvia, che io saluto e a cui mando un grosso bacio, con cui ho collaborato tanto tempo fa, dove praticamente lei parla, ma sembra che stia parlando io, perché pensa le stesse identiche cose. Io vi linkerò il suo video qui giù nell'info box, quindi andatelo a vedere, perché è inutile che praticamente ripeto quello che lei ha detto, sarebbe una rottura di palle. Quindi andatevi a vedere il suo video, perché veramente quello che dice è giusto. E in poche parole dice: perché io devo rifiutare la richiesta di un'azienda, una richiesta d'aiuto, nel senso l'azienda, per farsi pubblicità sfrutta gli youtuber, perché hanno questa finestra, cioè voi state guardando me, quindi se in questo momento io vi faccio vedere questo e dico che questo è di marca tot, voi da questo momento in poi sapete che io, povera scema, usa questo codino, quindi magari voi lo vedrete in un negozio prima o poi, dite: oh, guarda, anche lei lo usa. Cioè, ragazzi, funziona così, ed è per questo che queste aziende si poggiano su di noi, diciamo. E niente, e questo video così, cioè, ragazzi, YouTube, allora, YouTube è bello perché è vario. Penso che la cosa bella di un canale sia anche quando una persona magari non ha idea un giorno, perché per esempio oggi è un giorno che io non ho idea, ho fatto il video di Zumba, ma il video di Zumba devo ancora montarlo, le canzoni devo ancora cantarle, devo andare in studio a registrare, fare... Cioè, una youtuber non può stare sempre a mille e cercare idee per rendere il canale super interattivo. No, una persona può fare un video anche così, chiacchiericcio, quindi capisco che questo sia un video abbastanza inutile, però preferisco fare un video del genere dove rispondo alle vostre domande, vari quesiti che mi sono stati fatti e posti sotto i commenti. Ad esempio, alcuni di voi mi stanno chiedendo perché non faccio più video con le Reborn. Allora, non è che non le faccio, semplicemente adesso non mi sembrava il caso, perché hanno nuovo, vita nuova, volevo un attimo dare una piccola svolta al canale. Però ci saranno, ad esempio, non dico che farò la morning routine, però magari qualcosa con Samuel e Sofia, i gioiellini, ci sarà. E niente. Dunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vorrei, se siete arrivati fino a questo video del video...
se siete arrivati fino a questo punto del video, complimenti, avete sprecato tempo della vostra vita. Non scherzo, comunque ci siamo intrattenuti a vicenda, io con voi, io con me, yeah. Vorrei fare un altro ask, quindi come al solito vi ricordo l'hashtag AskGrey, mi raccomando, lo lascio scritto qui. Scrivetemi le vostre domande, io appena ho un attimo di tempo le raccolgo tutte e risponderò in un video, quindi fatemi domande interessanti, chiedetemi le cose più assurde perché ve rispondo. E poi sì, farò il tanto atteso video sulla mia situazione sentimentale, dato che me lo state chiedendo tipo tutti. E capisco di non essere mai stata chiara, però un po' come se mi vergognassi, è come se, non so, YouTube un pochetto da una parte mi inibisce, perché solo mi guardano anche le persone che mi conoscono e quindi ho un po' di vergogna, capito? Però insomma, io amo parlare con voi, quindi sì, fatemi tutte le domande che volete. E basta, ci vediamo al prossimo video. Vi voglio bene e iscrivetevi al canale e lasciate un like, per favore.